Al peggio non c'è mai fine, parola di sindacato, anzi parola della CGIL che si indigna e protesta al fianco dei lavoratori dopo aver preso atto del verificarsi di una sorta di piccolo caso Fiat in Veneto. La Pometon, 177 addetti, è un'azienda siderurgica che produce polveri di metallo, lavora tra i 20 e i 21 turni, ha alle spalle lunghi periodi di cassa integrazione, attualmente è in contratto di solidarietà. Da un anno l'azienda punta sulla disdetta degli accordi e la FIM ora ha sottoscritto un accordo separato. Un precedente inquietante e che preoccupa. Per la prima volta nella provincia di Venezia ci troviamo di fronte ad un accordo che non può essere chiamato integrativo, ma un accordo che nei fatti va considerato restitutivo. I lavoratori con quell'intesa avranno meno diritti, avranno meno salario, conteranno meno dentro la fabbrica a fronte di un'intesa che non mette a carico dell'azienda nessun impegno né di carattere industriale né a difesa dell'occupazione. Un fatto gravissimo che vogliamo contrastare con iniziative, quelle che abbiamo fatto oggi, ma anche con iniziative di natura legali. Con la complicità della CISL in questo caso, i lavoratori rischiano di avere a parità di lavoro trattamenti economici e normativi differenti. Non era mai successo che un accordo non fosse applicato per volontà dei firmatari in modo uguale a tutti i lavoratori. Si rompe il principio dell'erga omnes e si rompe per il sindacato un principio che è costitutivo, e cioè il fatto che a parità di lavoro le persone devono avere parità di diritto e di salario. Nella storia del sindacato confederale, importante storia del sindacato confederale in questo paese, mai è venuto tanto, insomma. Colpisce sicuramente questi lavoratori, colpisce la dignità del lavoro, ma colpisce anche la storia del sindacato confederale. Ecco perché chiediamo alla CISL in particolar modo di ritirare la firma su quell'accordo, di riprendere il tavolo di trattativa già aperto con Confindustria a livello nazionale per costruire le regole sulla democrazia e sulla rappresentanza, ridando potere ai lavoratori di votare, di decidere, di discutere gli accordi che li riguardano.